Buongiorno, stamattina sono scioccata. Ieri sera ho preso quella pasticca per sciogliere i muscoli che dà sonnolenza e stamattina non riuscivo a svegliarmi, assurdo. Sono ancora parecchio assonnata, sono alzata tardissimo, sono le 10 e ora sono un po' nel panico. Pepper, perché appunto sono le 10, devo mettermi a pulire. Di alzarmi così tardi, ma non riuscivo a svegliarmi, continuavo, mi si chiudevano gli occhi continuamente. Mio Dio, devo prenderla prima quella pasticca, perché la dottoressa mi aveva detto prendila prima di andare a dormire, perché appunto dà sonnolenza. E io l'ho presa proprio 2 minuti prima di andare a dormire, però mi aspettavo di addormentarmi dopo poco, invece ci ho messo un po' ad addormentarmi. Evidentemente ha effetto un po' di ore dopo, e quindi stasera la prenderò prima. Io mi devo subito attivare, anche perché poi oggi pomeriggio andiamo al Festival d'Oriente. Niente, ci vediamo dopo. Sono fatta il caffè, vediamo se mi riprendo un po'. Allora, mi sono preparata la colazione. Questo cornetto farcito con la Nutella, questi cornetti qui vegani con la Nutella della Valsoia, che ho finito, e poi il cappuccino con latte di mandorla, questo qui. E niente, io mangio. Ok, mi tocco un pochino e poi andiamo. Il trucco è questo, molto molto semplice, e penso che mi farò di nuovo le trecce, anche perché oggi i capelli vanno lavati, e mi vado a vestire. Questo è l'outfit. Grazie.
Cinese, ma lui ne conosce veramente tanti, tant'è che lui è protagonista. Se cercate sul sito del Festival delle Edizioni di Carrara, come in giro nella stragrande maggioranza ci si parte dal Tai Chi, ma questo viene anche nella normalità, il Tai Chi è parte integrante dello studio dell'arte marziale. Per capire questo, c'è un film, tra l'altro è andato in onda pochi giorni fa, io stavo facendo un zapping la sera a casa, sta facendo vedere tutti questi film, la saga di Ip Man con i film americani, la saga di Bruce Lee, pochi giorni fa è andato in onda almeno. Siamo appena tornati dal festival, è stato veramente molto molto bello. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, questo qua. Qui praticamente ci va la candelina e nel ciotolino sopra ci va, vi faccio vedere, questi qui che sono cristalli di quarzo profumati. Ho preso tre sacchettini, costavano 5 euro l'uno, ma se ne prendevi tre il terzo pagavi 2 euro. Quindi questo qui al fiore di loto, poi questo qui al sandalo, e ci sono le proprietà, questo protegge dalla negatività, quello di prima invece è il fiore della meditazione, e poi questo è l'Itsea Kubeba. È elisir del sorriso e un sacchettino dice che dura un anno, hanno un profumo pazzesco, e qui c'è le istruzioni. E questo qui invece costava 9 euro. Poi ho preso degli incensi, 6 scatole, 10 euro. Ogni scatola contiene 15 incensi. Allora, questo, Yatra, non so bene cosa sia, ma l'ha scelto Francesco. Poi ho preso questo, Meditation. Poi questo, salvia bianca e palo santo. Poi questo qui, om. Poi questo di 7 chakra. E questo, spiritual yoga. Poi mi sono presa questo anellino, 2 euro, molto carino però. Fatto così. Poi Francesco invece si è comprato una collanina fatta a mano, questa è la scatolina e questa è la collana, è molto molto carina.
Poi ha preso l'anello che cambia colore a seconda dell'umore. Poi le bacchette. Queste mi sembra che costavano 2 euro. L'anello non mi ricordo, la collana è invece 9,90. Poi lecca lecca la cannabis, gusto fragola. Poi questa monetina porta fortuna. Euro. Il lecca lecca 1 euro. E basta, questo è quello che abbiamo preso. E io ora mi vado a fare la doccia, mi metto il pigiama e vi saluto perché è tardi. E grazie di avermi fatto compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte.